Senti di essere stressata? Senti di essere arrivata al limite? Ti senti stanca? Senti di aver bisogno di una pausa, di una vacanza? Senti di non essere capita? Ho una buona notizia per te, ci senti bene, almeno quello! Innanzitutto è... qualche volta è... E insomma, deve pure averlo qualche lato buono. Buongiorno, si vede dal mattino. È la giornata di merda che ti prendo alla sprovvista. Buongiorno. Lo era. Se mi siedo, disturbo. Guardi, se toglie il punto di domanda, la frase è già perfetta. Eccomi qua. È contento di vedermi? Guardi, ho gli occhi che si rubano le diottrie tra di loro, veramente. Voglio vederlo meglio io, no? Io dammi 10 decimi, domani te li ridò, dai. Pensi che oggi non dovevo neanche venire? Ma porca di quella... No, lo giuro, Seriaccia. No, invece sono arrivato puntuale, va a spacco il minuto. E non solo, guardi. Sono andato a fare la spesa, ho comprato lo yogurt, perché io mangio lo yogurt fa bene. E se sto bene con me, sto bene con gli altri. Bravo, stia con gli altri, allora. Pensi che mangio 10 yogurt al giorno? Però, 10, se non ce la mando io ci pensa da solo lei, cioè. Però prima di mangiarlo lo tiro 3-4 volte contro il muro. E mi dà un fastidio e fermenti i lattici vivi. Perché ricordate con le tonni, due cose, passione e carota. Che vuol dire? Come che vuol dire? Col passione, con la carota, che tu quando ce n'hai una, o magari ce n'hai due perché... te prendi l'odori e te li danno, se no e te devi comprare mezzo chilo e che regala le mie carote qua e fai, magari te le mangi crude, sono pure buone se te le mangi lessi con goccio e limone e d'olio e fanno bene alla vista. E col bastone che tu ce l'hai che vai a cercare i funghi, te puoi arrampicare meglio e poi prendere le chiavi dentro al tombino, hai capito? No.